nella vostra dimensione. Cerchio e Seno attraverso NT, 6 febbraio 2023, a cura di VB, Dario. Grazie, Alexander. Io ringrazio voi che ci date modo, adito, di operare ancora nella vostra dimensione, in modo che noi possiamo aiutare tante altre entità. Avrete capito finalmente che lo scopo primario di queste esperienze è soltanto quello di permettere ad entità che non riescono a staccarsi da questa dimensione, dimensione terrena, a rompere il legame, vero? Rolanda, mai fisio, trapassato da poco, vivendo queste esperienze da anni, è più fortunato? Alexander, Efisio è stato consapevole sin dal momento immediatamente dopo il trapasso. Ha visto il suo figliuolo e quello lo ha riempito di gioia e di consapevolezza. Perdonatemi, ho difficoltà. Riuscirò ad arrivare fino ad Anna, nel buio, moglie di Efisio. Potete fare in modo da favorirmi? Alexander ha difficoltà a dirigersi verso Anna. Dovete capire che quando eravamo nella condizione di dominare completamente il corpo dello strumento, certi problemi non ci sono mai stati, vero? Ma adesso, io per esempio, per poter mantenere la mobilità del suo corpo, devo rinunciare ad alcune capacità, come quella visiva per esempio, e vedo soltanto non più i vostri corpi, ma con la mente vedo le vostre aure.